avresti dovuto fare una carriera meravigliosa. Perché lui è mio amico, perciò dice questo. No, no. Sono mio amico. È la verità. Senti, aspetta, voglio una parola. Balla, balla, ballerina. Aspetta che devo salutare Mauro Lorenzi. Chi è Mauro? Mauro Lorenzi chi è? Lo sa il direttore che è Mauro Lorenzi? Io lo so benissimo perché porto il tuo profumo questa sera. Anch'io. Non lo sai, Mauro Lorenzi ha... il profumo porto io. È un maestro profumiere, io vorrei un applauso per lui. Perché? Eccolo qui. A dicembre dell'anno scorso io sono stata a Roma da Mauro e mi ha fatto fare un viaggio nei profumi meraviglioso da fare. Sappilo, te lo dico. E questa sera il nostro profumo è tuo. Ho più l'onore di questa sera. Grazie di essere qui con me. Balla, balla, ballerino è un brano che è stato presentato sempre come la storia di un danzatore pacifista, il quale balla con amore per tutti. Alle luci di mille sigarette, di una luna, la luna c'è sempre, per i buoni e per i più cattivi. Balla anche per tutti i violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti, se capissero vedendo di ballare, di essere morti da sempre, anche se possono ancora respirare. Questa canzone in realtà è la metafora della vita. La metafora della vita per chi la vuole vivere fino in fondo, in modo profondo, senza arrendersi mai alle avversità, non pensare alla pistola che hai puntato contro e alle cose che non vanno, cogliendo sempre l'attimo fuggente. Un invito quindi a vivere, a ballare, anche soffrendo per un cuore malato, per una malattia, per una delusione, anche senza amore. Ciascuno di noi può essere il ballerino della canzone di lui, al quale Dalla dedica questo brano eterno, che ci ricorda l'importanza di continuare e di non arrenderci mai. Non arrenderci mai. La morale dalliana è racchiusa negli ultimi tre versi. Sotto un cielo di ferro e di gesso, le avversità, l'uomo riesce sempre ad amare lo stesso. Ama davvero senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza. Questa canzone, pur non perdendo valore, l'interpretazione di un inno all'uomo irriducibile, che sa resistere alle ingiustizie, alle violenze, rivela sotto traccia contenuti nascosti, quasi cifrati. Si tratta di una vera allegoria dantesca che ti racconta una storia per illuminarne un'altra. Ricordate la paura che c'era degli attentati sui treni in quegli anni terribili? Quel treno Palermo-Francoforte, con l'invito, quasi un ordine, a quel ballerino di fermarlo con quelle sue mani. Allegorie dantesche che Dalla crea in maniera poetica. E ora veniamo ad una canzone che mi commuove sempre, perché La sera dei miracoli è la canzone che Lucio dedica a Roma. Nessuno ancora, e non sarò forse io, non avrò il tempo di scrivere un libro sul rapporto di Lucio con Roma. Un rapporto che nasce quando era bambino, perché c'era la madre, lo coinvolse in una compagnia teatrale, Primavera di poesia, e l'organizzatore portò sti bambini al Teatro Valle. E Lucio piccolino, minutino, pelosetto, cominciò a cantare una canzone, Opla, e riscosse un successo enorme, perché il pubblico non riusciva a collegare questa voce potente di Lucio con quel piccolo che sembrava un piccolo nano. Ma l'amore per Lucio, per Roma, è continuato. Io
ne ho testimonianza. A Barletta è venuto Francesco Logolusso, che era l'art director della RCA, e mi ha raccontato come negli studi della RCA Roma prepararono quella cartolina con la freccetta su Manfredonia per la sua canzone di esordio. Ma Lucio aveva un amore per Roma e per le case di Trastevere. In genere era ospite a casa di un paroliere come Sergio Bardotti. Dormiva. Lui non aveva soldi, era, come ho scritto nella mia canzone, uno straccione, aveva solo questo cappello. Andava a cena alla trattoria di Soralella all'Isola Tiberina, e Soralella gli faceva anche credito. Lui stava in un angolo, molti lo hanno ricordato dopo, quel peloso col cappello in testa che stava in un angolo e pranzava, cenava soltanto, però lui ascoltava la voce di Trastevere, la voce della Roma, della tradizione. E l'altro appuntamento era a casa di Sergio Bardotti, dove aveva conosciuto tutti i brasiliani, Chico Buarque di Olanda, che poi tradusse in portoghese 4 marzo 1943, rendendo famosissimo Lucio in Brasile, a Rio de Janeiro e a San Paolo. Non dimenticate che Lucio ha fatto un concerto a San Paolo per il suo amico pilota morto tragicamente, al quale aveva dedicato una canzone, e c'erano a quel concerto 100.000 persone, perché Lucio era un contaminatore musicale, non solo culturale, quindi contaminava le sue canzoni con la musica brasiliana e contaminava le sue canzoni con la musica napoletana, e poi continuò fino a